Tanto. Lei ha detto, le leggo, non mi piace se mi danno del ragazzo, la femminilità non sta nei tacchi o nei capelli, la mia la trovo nello sguardo e nella voce. Noi ci siamo scambiate moltissimi messaggi vocali, quindi effettivamente lei ha una voce molto seduttiva. No, è seduttiva. Molto, molto seduttiva. Ma scusa, con lo sguardo, adesso mi insegni... Segni come si fa. No, allora io penso che lo sguardo, l'ho anche già detto, io penso che lo sguardo come la voce è un, non lo prendi, cioè è un suono, no? Vabbè, quindi, ma mi guardi, facciamo questo gioco. La guardo lei? Ti guardo? Con lo sguardo, lei seduce con la voce e l'ho sentita nei vocali. Con lo sguardo la conosco oggi, quindi come si fa? Ma c'è anche il trucco, comunque. Ma come si fa? No, non si fa. Cioè uno guarda direttamente, ma anche tu. Lei ha fatto un gran lavoro su se stessa e tanta analisi. Nel vostro primo incontro con la sua terapista, le ha detto, le leggo, ti sei rasati i capelli perché vuoi far capire al mondo di essere omosessuale, ma non lo sei. Allora lei ha risposto, no, la prego, mi dica che sono almeno un po' lesbica perché finora ho creduto di esserlo. Chi aveva ragione? Io ho sempre, seriamente, io al di là che io non credo assolutamente nell'omosessualità. E quindi chi aveva ragione la sua terapista? Lei, no, lei aveva ragione, ma come io non mi sono mai sentita di una categoria. Lei però continua a tagliarsi i capelli. Sì. E perché? Perché psicologicamente oramai è come, non lo so... Ogni volta che io mi ritaglio è come se mi levassero la polvere dai pensieri. Ma se la ricorda la prima volta che ha sentito un'attrazione verso una ragazza? La primissima volta? Sì, avevo... Io 5 anni e mezzo, a 7 anni quando stavo sul set di Più Du, mi ricordo che guardavo mamma e Charlotte Rampling e lì erano tutti belli, tutti, mio papà, erano tutti bellissimi. E mi ricordo che mi sono soffermata su loro due. Ho detto, certo che la donna è bella. Alla domanda che tu mi fai, io poi a un certo punto, a 17 anni, ho incontrato questa ragazza, molto più grande di me, che danzava. E io mi sono, non so se mi sono innamorata più della danza o quello che lei rappresentava. E che ricordo è? Un ricordo che la intenerisce o che invece le crea altri tipi di sentimenti? No, è un ricordo che mi intenerisce, anche perché ci vogliamo tuttora bene. Io avevo 17 anni.